ce la può spiegare in maniera più concreta? Va riscritta totalmente il DDL Cirinà. Il DDL Cirinà non è emendabile, non c'è nulla che... Quasi tutti gli articoli contengono delle falle che non possono essere sanate con un'operazione in maquillage. Bisogna scriverne una civili? Per le unioni civili regolate dai diritti civili legati alla persona, certamente sì. Molti di questi diritti già esistono nel codice civile, si tratterebbe di riunirli in una sorta di legge quadro di testo unico che li garantisca. Ma no all'adozione dei bambini e no a nessuna forma surrettizia di trasformazione in matrimonio. Senta, lei ha fatto appello alla famiglia del 48, alla Costituzione, ai principi del diritto di famiglia di allora. Ecco, da allora perlomeno è intervenuto il divorzio. Si rende conto che qua ci sono, rispetto ad allora, nuove famiglie fondate sul divorzio, per esempio? Sì, certamente. Il divorzio, dal mio punto di vista, è stato probabilmente la porta che ha aperto poi a tante altre condizioni, come anche quest'ultima condizione. Però il fatto che ci sia stato qualcosa che io considero non adeguato, questo non ci permette di dire quindi andiamo avanti su quella strada. Qui oltretutto siamo su una fattispecie totalmente nuova, perché ci sono di mezzo i bambini qua, e questo è fondamentale. Il diritto del bambino di essere tutelato è fondamentale. Nel momento storico nella quale io e tutti noi che siamo qua ci troviamo a vivere, dobbiamo cercare di tutelare massimamente questo diritto. Ha parlato di 1 milione, siete andati oltre le aspettative? Siamo andati oltre le aspettative perché la polizia, l'ispettore, ci ha fatto sapere che con quelli che erano davanti nella zona lì della FAO e dall'inizio verso il Colosseo, insomma, come si chiama, siamo quasi a 2 milioni. Martedì cosa farà? Io? Vado porta a porta. Adesso questo non lo so, adesso vedremo, noi lo seguiremo passo passo e vedremo e prenderemo le misure che saranno necessarie fino alla fine, non lasciando perdere nessuna possibilità che democraticamente ci viene data. Quindi la battaglia referendaria. Potrebbe anche esserci il referendum. Anche unitariamente ad un referendum costituzionale? No, c'è un passaggio previo molto molto importante. Ci sono le pregiudiziali di costituzionalità e soprattutto c'è un appello fatto da circa 600-700 giuristi italiani del Circolo Culturale Rosario Livatino, il Circolo dei Giuristi Rosario Livatino, che hanno fatto un appello al Presidente della Repubblica in quanto garante della Costituzione, appunto, di valutare i termini costituzionali o incostituzionali di questa legge. Senta, prima sentivamo dei brani di Camillo e Peppone e le capacità di vedere, il paragone, le capacità di vedere dentro la cabina elettorale di Dio e di Stalin. Bene, lei ha chiuso con un monito veramente anche quasi un po' minaccioso, insomma, di responsabilità pesante, anche degli striscioni, Renzi ci ricorderemo, insomma, alla politica. Beh, non è una minaccia, è una semplice constatazione, cioè se l'uomo politico è colui che dovrebbe rappresentare il sentire la volontà della nazione, noi abbiamo presentato la volontà della nazione. Lo so che non siamo i 60 milioni di italiani, ma c'è una rappresentanza molto importante, e tenga presente che se qui ci sono 2 milioni di persone, vuol dire che a casa ce ne sono altre 20 che non sono qua oggi, ma che sono legate a queste persone. Non si può tacitarle, non si può, perché ci esiste... In Italia esistono 7.513 coppie di persone, di unioni civili, di coppie omosessuali, 7.513. Queste 7.513 hanno tutti i loro sacrosanti diritti di essere rispettati, ma queste non possono costituire la base per la quale cambiare l'antropologia umana, l'antropologia e la storia della nostra Italia, perché questi, almeno numericamente, sono di più di 7.513. Poi lei ha accennato che votano in modo trasversale, secondo lei erano un po' presenti un po' tutti quanti i partiti? Ovviamente non posso sapere le singole persone, ma infatti su questo le volevo chiedere, dato anche poi l'accenno di chiusura alla responsabilità, non potrebbe essere questo quasi un manifesto, un inizio di un gruppo, di un contenitore anche politico? Nella mia mente no. Grazie.